Salve a tutti gli amici di News Formula 1, vi raccontiamo dal paddock di Spielberg qui a Red Bull Ring la giornata del venerdì che ha aperto le danze del weekend del Gran Premio d'Austria. Una giornata caratterizzata da molti errori dei vari piloti, soprattutto dei top team, con Valtteri Bottas e Max Verstappen che nel corso della seconda sessione di prove libere sono andati a sbattere violentemente anticipando la chiusura dei loro programmi. Una cosa simile è successa anche alla Ferrari con Sebastian Vettel, sempre all'ultima curva come Verstappen, che ha perso il controllo della propria monoposto, ma almeno è riuscito ad evitare le barriere. La giornata si è conclusa, parlando di tempi assoluti, con il miglior tempo nella seconda sessione di libere di Charles Leclerc, che in 1.5.0 ha messo la Ferrari davanti a tutti, con 3 decimi di vantaggio proprio su Bottas. Va detto ad onore del vero che il miglior tempo di giornata in assoluto lo ha ottenuto Lewis Hamilton nella corso della prima sessione mattutina in 1.04.8. Dunque è stata la Mercedes la macchina più veloce oggi, ma una Ferrari che si è dimostrata molto competitiva, perché prima del botto di Vettel i due della Ferrari stavano facendo il loro tentativo di simulazione qualifica e stavano andando fortissimo. Il tempo più o meno poteva essere un 1.4.4, 1.4.5, dunque decisamente al di sotto della prestazione dell'inglese della mattina. Quindi c'è ottimismo anche nelle parole dei piloti per quanto riguarda le qualifiche che avverranno domani, però anche come ha sottolineato Vettel, in prova libera la Ferrari va sempre forte e poi la Mercedes però trova qualcosa in più in qualifica e gara che fino ad oggi gli ha consentito di fare 8 vittorie in altrettante gare. Bottas, come detto, ha distrutto la macchina andando a sbattere violentemente alla curva 5, ha perso il controllo del posteriore, ha distrutto tutta la parte anteriore, le sospensioni della sua vettura, che ovviamente verrà riparata. Anzi, abbiamo visto prima dalla sala stampa appunto che nel box Mercedes il lavoro era già stato ultimato, dunque nessun problema per il finlandese, che ha anche risolto il problema alla power unit. Era stata montata l'unità numero 1 in mattinata, ma poi è stata risolta la perdita d'olio e quindi tutto ok, montato nuovamente il secondo motore e quindi potrà anche lui andare al massimo nelle qualifiche di domani. Domani giornata ancora una volta in pista con News Formula 1, vi racconteremo la terza sessione di prove libere e le qualifiche e poi domenica ovviamente il Gran Premio d'Austria. Per il momento dal paddock del Red Bull Ring è tutto e ci sentiamo domani appunto con gli appuntamenti futuri di questo fine settimana.